l'obbligo di ringraziare l'associazione identitaria Terra di Lavoro, Alta Terra di Lavoro, che ha, Alta Terra di Lavoro, che ha reso disponibile questo evento. Saluto le autorità, saluto il liceo scientifico Giancarlo Siani di Aversa e nell'ordine i professori Conte Gennaro, Trasacco Maria Consiglia, Fiorillo Anna Maria, Cantile Ettore, Felaco Patrizia e Senese Giuseppe. Ian Palach era solito dire che la storia, quando viene falsificata o racconta alcune bugie, sebbene scritta dai vincitori, non è maestra di vita. Noi oggi, grazie anche all'amministrazione comunale di Isola del Liri, in particolar modo, ripeto, alle varie associazioni qui presenti, ricordiamo un momento tragico della nostra storia locale. A distanza di 146 anni, ci sarà negli anni 40, come ho detto in precedenza, purtroppo la storia è maestra di vita, ma non ha allievi, perché l'uomo impara ben poco. E oggi questi moniti, che sembrano così lontani, stanno tornando inevitabilmente non solo nelle nostre scuole, nelle nostre case, ma un po' dappertutto. Ecco, io non spenderò molte parole su un evento che mi auguro ognuno di voi conosca, sul quale ovviamente ognuno si farà una sua, diciamo, un suo quadro di massima. Però quello che vi voglio dire, l'importanza della memoria nasce quando ci troviamo di fronte a delle situazioni che si ripresentano, che sono lì lì per dirci qualcosa, ma quel qualcosa che ci viene detto noi non lo apprendiamo mai. Continuiamo ad esserne sordi, continuiamo a girare il volto dall'altra parte, a dire ma tanto non tocca a noi, ma tanto non è roba nostra, ma tanto non è un qualcosa, non qui, non in Italia, non in questo momento. I martiri di Isola del Liri, al pari dei martiri e dei beati di Casamari, rappresentano tutto ciò che è stato contrario agli stessi principi di quella rivoluzione che avrebbe dovuto portare fratellanza, uguaglianza e libertà. E libertà invece ha portato massacri, droga, perché i soldati napoleonici già ne facevano buon uso e quant'altro. Quindi ringrazio ogni singolo studente, anche i vostri professori che vi hanno sensibilizzato a questo, ma soprattutto li ringrazio per un motivo, in qualità di docente mi permetto di dirlo, perché la storia non va studiata soltanto dalla parte di Enrico Toti che lancia la stampella, per usare un eufemismo, ma anche da parte di chi quella stampella se la prende. Grazie e ricordiamo insieme i 354 e oltre martiri di Isola del Liri. 535, mi dice il presidente dell'associazione di Isola del Liri, 12 maggio 1799. Grazie.